Grazie a tutti di essere presenti qui oggi, questa storica aula dei filosofi che riceve alla presenza di un professore ordinario di Pavia, di una personalità che forse presenterà meglio di me, il professor D'Alò. Io sono venuto qui proprio così, tra un impegno e l'altro, purtroppo, come ti dicevo, non posso fermarmi a questa lezione inaugurale di questo centro. Un giorno venne da me, ormai circa un anno fa, il professor D'Aloia, dicendomi: ma Rettore, cosa ne pensi di istituire, se io mi mettessi in pista per istituire un centro di bioetica dell'Università di Parma? Dico: guarda Antonio, questo è veramente un'ottima idea, perché abbiamo molto bisogno di discutere di temi di questo genere. Peraltro questo centro, che poi magari presenterai meglio tu, Antonio, dopo, che ha ricevuto una vasta adesione da parte dal Dipartimento di Giurisprudenza come idea del professor D'Aloia, ma ha ottenuto un'adesione veramente diffusa a livello di tutto l'Ateneo. Perché è stata un'ottima idea quella di istituire questo centro? Per due buoni motivi. Il primo è, diciamo così, legato al concetto ormai di una università moderna. Io credo che non possiamo più continuare semplicemente a occuparci di alta formazione e di ricerca. Le università in tutto il mondo, e anche l'università quindi in Italia, io credo che abbiano iniziato a sentire il peso, la dico così, di una responsabilità ancora più ampia rispetto ai tempi passati. L'ho detto già in altre occasioni e quindi sicuramente per qualcuno mi ripeto. Noi siamo come università l'ultima parte di una catena importante, che è quella dell'educazione, che inizia in un paese moderno, in un paese civile, inizia fin dall'asilo nido, la scuola materna, la scuola elementare, media inferiore, media superiore, e poi per i più fortunati e per i più meritevoli c'è il passaggio anche formativo a livello dell'alta formazione nell'università. Quindi noi siamo parte di una catena molto importante, che è l'ingrediente forse più significativo che connota la civiltà di un paese, che è questa catena, che io chiamo così, insomma, catena dell'educazione, della formazione delle nuove generazioni. E in questo senso noi facciamo parte quindi di un insieme che ha prima di tutto un compito, prima di tutti gli altri, che è quello poi un compito assegnato anche dalla Costituzione nostra, cioè quello di partecipare insieme a tutte le organizzazioni che ci precedono dal punto di vista della formazione, di fare in modo, di riuscire a fare in modo che vengano formati per le future generazioni dei buoni cittadini. Cioè questo per me viene prima dell'altro impegno fondamentale che è affidato in questo caso all'università, prevalentemente all'università, di formare anche dei buoni professionisti, giuristi piuttosto che medici, piuttosto che veterinari, piuttosto che architetti, ingegneri, quello che volete, di cui la società ha bisogno, e chiede all'università che l'università fornisca alla società questi buoni professionisti. Quindi in questo senso noi abbiamo assunto e credo che anche la società stessa ci chieda di assumere una maggiore responsabilità proprio con questo obiettivo. E allora bisogna uscire dalle aule, allora bisogna in un certo senso uscire da quei due stretti compiti, diciamo così, storici dell'università, l'alta formazione e la ricerca, e dare un contributo di conoscenza, di studio e di ricerca anche su temi molto più vasti, come può essere questo della bioetica, in tanti settori della conoscenza. Quindi è una nostra terza missione, di fatto, questa che abbiamo intrapreso. Questo è un buon motivo per cui io dissi subito al professor D'Aloia: perfetto, mettiti in pista per quanto riguarda l'Ateneo, sicuramente ti sarà vicino in questa,
in questa avventura. L'altro buon motivo è quello specifico dei temi che questo centro andrà ad affrontare a partire da oggi con questa lezione inauguralis, che forse non potevi scegliere oratore migliore da questo punto di vista, perché siamo di fronte a una personalità, poi vi spiegherà meglio il professor D'Aloia, veramente di alto profilo. E questo è l'altro concetto, di non chiudersi all'interno della propria Ateneo, dove sicuramente ci sono tante competenze diffuse, ma anche andare a cercare le competenze fuori dal nostro Ateneo, laddove esistono, per dare un contributo anche di sviluppo di attività del nostro Ateneo. Quindi questa è l'altra buona ragione, qui siamo di fronte a un tema particolarmente sensibile per tutte le persone, particolarmente sensibile per i giuristi, per i medici, per tutte le... direi tutti noi siamo coinvolti in questo tema di cui parlerà appunto il professor Redi, perché quando andiamo accanto al DNA della persona, andiamo accanto veramente a qualche cosa che ha il significato più profondo che uno possa immaginarsi. Quindi è un tema assolutamente delicato e quindi credo che da questo punto di vista saranno veramente importanti le riflessioni che porterà il professor Redi. Quindi io ringrazio veramente la tua presenza. Ho pensato di farti questo piccolo dono, perché noi rettori non abbiamo più soldi da dare, quindi diamo dei libri, diamo, ecco, e quindi ti ringrazio veramente, è stato un grande piacere. Pavia è una grande sede, è un nostro faro e punto di riferimento per tante cose che stiamo cercando di migliorare anche nella nostra grazie. Università, quindi grazie davvero. Grazie a te. Grazie al magnifico rettore per aver voluto introdurre questa lezione inauguralis del Centro di Bioetica, grazie alle autorità civili e militari presenti, grazie al pubblico, agli studenti, siete così numerosi oggi, ai colleghi dell'Ateneo e del Centro di Bioetica e ovviamente grazie al nostro relatore, al nostro ospite di oggi, che avrà il compito di inaugurare questa fase, diciamo, di attività del Centro di Bioetica, che è il professor Carlo Alberto Redi. Comincia oggi il percorso del Centro di Bioetica, che noi chiamiamo UCB perché ormai viviamo in un mondo dove gli acronimi diventano quasi più importanti della sostanza delle cose, quindi University Center of Bioethics, un lavoro lungo, come diceva il magnifico rettore, durato molti mesi, e però devo dire che almeno per adesso ne è valsa la pena. È vero che al Centro di Bioetica hanno aderito più di 120 docenti e ricercatori dell'Ateneo, quasi tutti i dipartimenti dell'università, e questo significa che è stato colto l'obiettivo vero della proposta e prima ancora il senso di un centro di ricerca su un tema come quello della bioetica. La bioetica come luogo di confine, mi piace dire sempre ai ragazzi del mio corso di biodiritto, ma non è un confine che esclude, no? Un confine che separa, ma è un confine fatto proprio per essere attraversato, per essere contaminato dalle discipline che partecipano alla riflessione bioetica, per sottolineare la necessità di un apporto che non può che essere necessariamente interdisciplinare, che appunto coinvolge, come dire, le scienze cosiddette dure, la biologia, la medicina, ma anche solleva domande, inquietudini, prospettive su cui poi la società è chiamata ad interrogarsi anche con altre competenze, quelle giuridiche, quelle economiche, quelle filosofiche. Sullo sfondo di questa parola bioetica e del complesso orizzonte tematico a cui rimanda, che coinvolge ormai tutta una serie di questioni che vanno molto oltre l'iniziale ambito tematico della bioetica,
Oggi è bioetica anche parlare, ma forse lo era già quando Van Rensselaer Potter coniò il termine bioethics, anche l'ambiente, con tutti i problemi legati alle nuove soggettività che vengono fuori, gli animali, le cose, le generazioni future. C'è un libro americano molto bello in cui l'autore, che è uno dei filosofi del diritto più importanti nel dibattito americano, si chiede provocatoriamente, ma dà una risposta che non è assolutamente fantascientifica o diciamo strana, se gli alberi hanno uno standing. Standing significa una legittimazione processuale, cioè la possibilità in qualche modo di essere rappresentati e difesi. La robotica, le neuroscienze, l'enhancement, i problemi legati alla sessualità, con le questioni relative in particolare non solo al cambiamento di sesso, ma anche al modo di sentire la propria dimensione sessuale, fino all'emergere negli anni scorsi, l'anno scorso, di alcuni casi giudiziari che hanno fatto anche parlare di un terzo sesso. E addirittura, mentre preparavamo questo incontro, la vicenda di cui hanno parlato tutti i giornali ieri, che diciamo poteva sembrare fantascienza fino a qualche settimana fa, tant'è vero che era l'oggetto di uno dell'ultimo e forse dei più bei romanzi di Don DeLillo, che è un autore che io amo particolarmente, Zero K, della ragazzina inglese che ha chiesto e ottenuto da un giudice inglese il suo diritto ad essere ibernata post mortem. Quindi siamo davanti a scenari assolutamente imprevedibili, che cambiano, che mutano e che diciamo fanno apparire quasi ingenua quella frase con cui Van Rensselaer Potter accompagnava il neologismo bioethics, bridge to the future, cioè un ponte verso il futuro, un futuro che, come dire, è diventato oggi presente e che avanza in modo tumultuoso. In modo tumultuoso, definendo confini tematici e anche metodologici di questa bioetica, che restano incerti nonostante alle spalle ormai ci siano più di 40 anni di lavoro. Perché i primi, come dire, le prime riflessioni sulla parola e sulla sua sostanza sono cominciate appunto agli inizi degli anni 70. Ogni assestamento delle questioni è destinato ad essere scomposto e ridefinito di fronte a nuove emergenze. E questo riguarda sia i temi classici, quelli che costituivano in un certo senso il core del dibattito bioetico degli anni 70, vale a dire le questioni dell'inizio, della fine della vita, della salute, della tecnica medica, della cura, sia per i nuovi inediti problemi e dilemmi rilanciati dalle tecniche di una biologia che, come spiegherà il nostro relatore, come ha spiegato in tanti suoi lavori sul tema, non è più solo scienza che descrive il vivente, ma è una scienza che lo ridefinisce, che in qualche modo partecipa alla sua costruzione, ponendoci davanti ad una natura che in qualche modo cambia volto. Una natura che non è più qualcosa che è dato una volta e per sempre, non è più solo ciò che troviamo e che viene offerto semplicemente alla contemplazione, ma in qualche modo subisce la pressione di una umanità che indaga la natura con strumenti capaci di inserire e di diciamo mettere l'artificiale all'interno del naturale. Dal trovato allora, dalla presunta oggettività immota ad una natura esposta al modo umano di rappresentarla, di porre domande, di cercare risposte che cambiano il verso stesso della natura, fino al punto che alcuni fatti che erano semplicemente naturali, vivere e morire, diventano anche l'oggetto di scelte o di possibilità di scelta. Non è un caso che
Heisenberg nel famoso discorso di Monaco del 1953 parlava non della natura nella fisica contemporanea, ma parlò della immagine della natura della fisica contemporanea, volendo sottolineare che nella relazione con la natura noi incontriamo sempre e soltanto noi stessi, cioè la capacità in qualche modo di gettare uno sguardo modificativo sull'oggetto della nostra osservazione. Peraltro la sensazione, e lo vedremo nelle cose di cui parleremo oggi, è che quello che sappiamo sia la parte emersa di un iceberg che può riservarci sorprese e novità ancora più sconvolgenti e inedite. Per me, che vengo semplicemente da una disciplina, come dire, un po' marginale, originariamente marginale rispetto a queste cose, è stato un insegnamento fondamentale. E questo insegnamento fondamentale, raccontavo prima al professor Redi che io mi sono formato alla scuola del Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica di Napoli, che appunto nasceva da questo incrocio di professionalità diverse, e una cosa del genere hanno fatto molto bene loro a Pavia, il professor Redi e l'amico Amedeo Sansosuosso. Per me è stato avvicinarmi a questi temi un insegnamento fondamentale, perché mi ha insegnato in qualche modo l'umiltà, l'apertura all'ascolto, alla necessità di conoscere l'oggetto della propria riflessione, alla disponibilità a ripensare le categorie del mio settore e del mio ragionamento senza mai ritenerle scontate o immutabili. E quindi anche al neologismo bioetica si è aggiunto poi un altro neologismo in anni più recenti, biodiritto. Biodiritto che cos'è? È un universo a sua volta conteso tra discipline diverse, ma è un diritto nuovo non solo nei contenuti, perché si interessa di tutti questi sviluppi della scienza e delle tecnologie che riguardano la vita, l'ambiente e la salute, ma è un diritto diverso anche dal punto di vista della sua struttura, del suo metodo. Innanzitutto perché è un diritto sempre più aterritoriale, che supera cioè i confini nazionali, per forza, perché la scienza non ha confini. Le domande su come si nasce, su come si muore, inevitabilmente non hanno confini e quindi tendono in qualche modo a costringere gli ordinamenti a trovare forme di dialogo tra di loro. E c'è sempre più questa circolazione, no? Si osserva anche nel lavoro del giudice oggi. Nel lavoro del giudice oggi, su questi temi, c'è una continua e profonda attenzione a come questi temi vengono affrontati in altri paesi, che non è solo, come dire, un vezzo stilistico del giudice che è alla ricerca di una citazione più colta delle altre, ma è proprio un bisogno, cioè un bisogno di andare alle radici di un ragionamento che comincia ad essere diverso, che ha bisogno di, diciamo, rimettere in moto le sue categorie di interpretazione. Ed è un diritto per forza di cose giurisprudenziale. Il biodiritto, la bioetica, ha bussato per prima alla porta dei tribunali. In America non c'era nulla quando i genitori di Karen Quinlan nel 76 vanno davanti al giudice e chiedono di staccare il respiratore che teneva in vita la figlia che era caduta in un coma profondo e non più reversibile. Cioè il giudice in qualche modo viene costretto a farsi carico di drammi umani senza avere alle spalle la tranquillizzante certezza, per quanto possa essere tranquillizzante, forse non lo è più, di un legislatore che ha in qualche modo dato una indicazione generale sul tema. Un diritto interdisciplinare, molto più di quanto non lo siano tutti gli altri rami del diritto che inevitabilmente si devono confrontare con problemi economici, tecnici o comunque di altre discipline. Interdisciplinarietà come necessità di un dialogo continuo, di una disponibilità a lasciarsi contaminare. E un diritto soprattutto sussidiario. Questo lo dice anche Carlo Alberto Redi in uno dei suoi libri più
come dire, incisivi dal punto di vista divulgativo, no? Fatto per il grande pubblico, cioè il biologo furioso, un diritto che deve in qualche modo non staccarsi dalla razionalità scientifica. Ormai anche la nostra Corte Costituzionale dice più volte che quando il legislatore interviene su questi temi non può farlo semplicemente in termini di discrezionalità politica pura, senza tener conto di quelle che sono le acquisizioni della scienza e della tecnica medica, perché quando lo fa, come nel caso della legge 40 del 2004, la legge poi viene smontata, viene letteralmente smontata dall'intervento successivo del giudice europeo e del giudice nazionale. Allora UCB vuole essere un'espressione di questa ricerca di dialogo, facendo quello che un centro universitario può e deve fare, cioè ricerca, formazione rivolta anche alle scuole superiori, ai ragazzi delle scuole superiori, e diciamo alimentare, sostenere il dibattito pubblico su questi temi. La famosa terza missione di cui parlava il rettore, che nel campo della bioetica è sollecitata anche dalla Convenzione di Oviedo sulla biomedicina. C'è un articolo che invita gli stati a sviluppare forme di discussione pubblica, a promuovere la discussione pubblica su questi temi. Senza pretendere, vogliamo fare questo senza pretendere assolutamente di sovrapporci o di sostituirci ai tanti organismi che già lavorano benissimo in ambito universitario, nella città, su questi temi, ma offrendo la nostra collaborazione, proponendo temi di ricerca, dibattiti pubblici sugli sviluppi scientifici e sulle implicazioni etiche, sociali, giuridiche ed economiche di questi sviluppi. La struttura del nostro centro è ancora in costruzione, c'è però un direttivo, voglio salutare Maria Cecilia Mancini, Tiziana Frusca, Guido Fanelli e Alessio Marcevski, che sono con me nel direttivo, con cui abbiamo cominciato a lavorare con molta sintonia e con tante idee. Ma soprattutto ci saranno i gruppi di lavoro nell'ambito del centro, che rappresenteranno il modo migliore per dare a ciascuno dei nostri 123 aderenti la possibilità di esprimersi al meglio sul campo, sul problema, sui temi che sono a lui più congeniali. Abbiamo già proposto alcuni di questi gruppi di lavoro che vanno appunto dai temi classici del fine vita, alla riproduzione, all'ingegneria genetica, alla sostenibilità ambientale. Altri sono stati proposti su nostra sollecitazione dagli stessi membri di UCB come forma di auto-organizzazione per il lavoro di gruppo. Ora, per la lectio inauguralis, e qui vengo ad introdurre anche i temi di oggi e il nostro relatore, abbiamo pensato ad uno dei temi di frontiera, di quelle frontiere che abbiamo detto avanzano sempre, perché le frontiere della bioetica hanno questa caratteristica, sono frontiere che non sono mai ferme. In questo passaggio o movimento dalla descrizione alla sintesi del vivente, come recita il titolo della lectio inauguralis, ci sono tanti profili. Alcuni da tempo dentro il core della bioetica, anche se molto controversi e polemici, come OGM, sperimentazione animale, clonazione, ricerca sulle cellule staminali, embrionali o del cordone ombelicale, altri inediti o più recenti o ancora non del tutto esplorati nelle loro potenzialità, come appunto la biologia sintetica in generale e all'interno della biologia sintetica la tecnica che prende il nome di CRISPR-Cas9. È vero, come dice uno dei massimi studiosi contemporanei, che più che mai noi possiamo oggi vedere il genoma umano non come dire un testo finale, ma come un rough copy, cioè una copia in bozza
che noi possiamo aggiornare, ridefinire e ritoccare. Non spetta a me parlare di queste cose, soprattutto della nuova tecnica che pare consenta di fare in modo più semplice, rapido ed efficace cose che però da molto tempo venivano fatte nel campo della genetica. Quello che posso dire è che il tema ha sollevato profonde discussioni, non a caso finora affrontate sempre in modo interdisciplinare. Ci sono state ben due summit, uno a Washington nel dicembre del 2015, in cui le principali accademie scientifiche di Cina, Gran Bretagna e Stati Uniti hanno discusso di questo tema, ma lo hanno fatto mettendo insieme appunto tutte le competenze che si occupano della bioetica, e poi Harvard nel maggio di quest'anno. Le preoccupazioni sono molto forti, poi sentiremo appunto dalle parole del professor Redi quali sono le opportunità e quali sono i rischi, ma quello che volevo sottolineare è che in queste preoccupazioni emerse finora, e questo per me è positivo, non abbiamo assistito ad una cosa del tipo scienza versus etica o diritto, ma sono stati gli stessi scienziati a farsi carico di una serie di preoccupazioni e a chiedere una sorta di automoratoria, di moratoria spontanea, almeno su alcune possibilità di utilizzazione di questa tecnica con riferimento agli embrioni umani e soprattutto alla germline modification, cioè alla possibilità di intervento sulla linea germinale. Alcuni studiosi, penso a David Baltimore, hanno richiamato lo spirito della conferenza di Asilomar del 1975 sul DNA ricombinante, sottolineando proprio questo, che oggi come allora, dice Baltimore, la scienza sente la responsabilità di includere nella nostra discussione una broad community, cioè una comunità più ampia di quella degli scienziati, ma quindi anche la comunità, diciamo, pubblica. Le preoccupazioni sono legate ai rischi per l'ambiente, per il patrimonio genetico, ai quali si aggiungono, come dire, gli argomenti più classici, diciamo, di un certo tipo di ragionare, e che sono gli argomenti secondo cui queste tecniche offuscano le linee tra la vita e la non vita, o interferiscono con la natura, o creano il rischio di un genetic divide, cioè di un divario genetico tra chi può permettersi l'accesso a certe tecniche e chi invece non può farlo. E ci si chiede quanto può essere giustificato l'uso di queste tecniche, forse non ancora attuale, ma che potrebbe diventarlo in poco tempo, non solo per guarire o correggere malattie genetiche, ma anche per scopi di enhancement, cioè di miglioramento delle proprie prestazioni fisiche o genetiche. Sono appunto delle questioni che sono state definite nell'ambito di questo summit di Harvard disturbing, cioè delle questioni che in qualche modo colpiscono, inquietano. Intanto un primo protocollo di uso di questa tecnica è stato approvato dall'autorità in Gran Bretagna su embrioni umani, con l'impegno però che l'esperimento deve essere stoppato dopo 7 giorni e l'embrione successivamente deve essere distrutto. E questo ovviamente ci riporta ad un tema per noi sconfinato, mai esaurito, di come il diritto configura questa entità. Chi è l'embrione? Qual è e se c'è un suo statuto morale e giuridico? In Italia la legge 40 dice alcune cose su cui non posso soffermarmi, che per certi versi si sembrano anche contraddirsi tra di loro se leggiamo il primo o il secondo comma dell'articolo 13, ma soprattutto qualche mese fa la Corte Costituzionale italiana si è pronunciata senza esprimere una posizione netta, ma lasciando intuire una possibilità di cambiamento sul tema, sulla questione degli embrioni sovrannumerari non più impiantabili. Se questi embrioni possono solidaristicamente
in un'ottica anche solidaristica, essere utilizzati per la ricerca scientifica. Insomma, e chiudo, questo complesso orizzonte di problemi e implicazioni di sviluppi della scienza e della tecnologia non smette di porre e di porci di fronte a possibilità e interrogativi. È necessario mantenere per questo una finestra aperta su queste cose. E UCB vuole essere proprio questa finestra aperta, cioè un modo per abituare anche tutti quanti noi, magnifico, a lavorare insieme, a capire che al di là delle reciproche competenze disciplinari possiamo fare qualcosa di utile, di importante insieme per tutto l'Ateneo. E oggi inauguriamo questo centro con Carlo Alberto Redi, che molti di voi conoscono, non avrebbe, non ha bisogno di molte presentazioni. Carlo Alberto Redi è accademico dei Lincei, è scienziato tra i più autorevoli nel nostro paese, dirige alcune tra le più importanti e autorevoli riviste internazionali, ha fatto parte di panel e di comitati di ricerca internazionali ed è anche però, come dire, un biologo che non ha rinunciato all'idea di confrontarsi con il grande pubblico. Molti dei suoi libri sono dedicati proprio al pubblico dei non addetti ai lavori e lo fa con grande verve polemica. Alcune pagine sui rapporti tra scienza, politica e diritto sono godibilissime nel biologo furioso, ma lo fa con voglia non solo di rimanere chiuso all'interno del suo laboratorio e della sua ricerca, ma di partecipare al dibattito pubblico. Quindi è con grande piacere che gli cedo la parola e lo ringrazio di essere stato con noi oggi. Bene, penso che noi si possa andare a casa, perché le parole del Magnifico e le parole di Antonio hanno già fatto la mia relazione. Vi lascio qualche immagine, vi ringrazio di essere... No, credo proprio che sia... innanzitutto vi ringrazio, ma ringrazio profondamente il Magnifico e tutti gli amici, Antonio, per l'invito, perché è veramente un onore essere qui e parlarvi di cose a cui tengo molto, ma soprattutto per la lezione inaugurale di un centro di cui veramente mi congratulo, perché oggi noi abbiamo bisogno di queste attività, noi oggi abbiamo bisogno di filosofi. Magnifico, io non so in che altri termini ringraziare della tua presenza, e so che hai il tempo contato, però ci tengo a ringraziare veramente molto. Io ho preparato fondamentalmente delle immagini, perché conto molto sulla capacità non verbale di informare delle immagini, e nella prima parte conto di fare questa sorta di cornice che le parole del Magnifico e di Antonio hanno già introdotto perfettamente. E nella seconda parte, mi spiace per i non troppo addetti, mi spiace per gli addetti, ho portato come case specifico CRISPR-Cas9, però come uno degli esempi proprio. E allora, cioè, per me è importante ricordare sempre da dove veniamo, perché sennò non se ne esce, perché il messaggio veramente importante è quello che il Magnifico ha sottolineato. Noi oggi viviamo in democrazie cognitive. La cittadinanza è una cittadinanza scientifica. C'è un dovere da parte delle istituzioni di parlare al cittadino comune, perché c'è la rivoluzione americana, c'è Jefferson che dice chi è cittadino, poi c'è la rivoluzione francese fantastica che dice chi è cittadino, ma oggi il diritto, che viaggia in 500, quindi con una macchina bellissima, non riesce a stare dietro alla Ferrari che impiegano gli scienziati. E oggi il problema è proprio lì, cioè il dovere che abbiamo di parlare al cittadino comune per informarlo, per far sì che la massaia di Voghera, come diceva Flaiano, abbia gli strumenti per decidere da sola su questi temi che sono stati ricordati, e temi che sono sempre più sconvolgenti per chi non è dell'ambiente. Non solo l'inizio vita, il fine vita, gli OGM, però tutti devono avere gli strumenti per scegliere in autonomia
E quindi la cittadinanza piena è scientifica oggi, e quindi il dovere nostro, come ricordava il Magnifico, di fare queste attività. Io non ho una grande simpatia né per Blair, né per Cameron, né per la May oggi, e però devo riconoscere che il più bel esempio di democrazia cognitiva oggi è quello della Gran Bretagna, perché su questi temi, che sono quelli che marcano il nostro vivere, cioè sul pianeta Terra, noi veniamo dalle caverne, abbiamo fatto delle cose stupende, poi c'è il secolo della chimica, il secolo scorso quello della fisica, non me ne voglio, i fisici, ma bosone di Higgs, l'hanno capito Higgs e i due compagni di stanza, cioè no. Oggi siamo nel millennio delle scienze della vita, cioè l'icona è questa, la biologia, dalla capacità, da scienza storica di descrivere, è una scienza che oggi sintetizza il vivente. E quindi tutti devono avere gli strumenti per decidere in autonomia. E su questi temi, in Gran Bretagna, si sono spesi milioni di sterline per informare i cittadini. Sono stati fatti poi dei sondaggi, sono state fatte poi delle leggi. Non parliamo, il rapporto Donaldson, gli embrioni crioconservati. E io qui accennavo al Magnifico, in Commissione Roccella mi sono trovato il primo giorno a Roma in seduta con dei colleghi che mi dicevano: adottiamo la legislazione dell'abbandono dei minori. Mi sono chiesto che cosa fumano a Roma la sera, perché dico, ma se siamo qui a discutere di che cos'è, è un problema serio, importante, non si può giocare sulle parole. Gli embrioni crioconservati meritano rispetto al di là di quello che possiamo dirci essi sono. Insomma, degli aspetti del genere, in Gran Bretagna sono state informate le persone e poi è stato chiesto che cosa si voleva fare. Questa è democrazia, a mio giudizio. Questo è il messaggio. E le immagini, secondo me, danno ragione di questo aspetto. Cioè oggi la scienza che marca l'icona del millennio, non del secolo, è le scienze della vita. Ci sono addirittura, lo vedete, The Economist, e questo è dovuto al fatto che ci sono state tre potenti rivoluzioni. L'una è quella intorno al 1953, doppia elica, si capisce come è fatto il materiale genetico. Poi attaccano negli anni 70 e 80 tutte le omiche, non c'è oggi un vocabolario più ricco di omiche, genomica, trascrittomica, metabolomica, a go-go. E si arriva però a questo momento, quando c'è la terza potente rivoluzione, quella delle tecnologie convergenti. Oggi queste scienze convergono con molte discipline, l'informatica, la capacità di sintesi, la capacità dell'intelligenza artificiale, le logiche, e questa tecnologia convergente è quella che marca quello che stiamo vivendo. Abbiamo dei debiti, bisogna sempre chiarirlo questo, finisco la cornice, perché i grandi dibattiti con gli animalisti, ad esempio, e cioè io vengo da Pavia, quindi quando attacco a parlare c'è sempre quello in fondo nell'angolino, disgraziati, voi le pellicce, Annabella, ho capito, io lavoro col topo, i miei topi stanno in un hotel 5 stelle lusso e fanno sesso dalla mattina alla sera, io mi occupo di riproduzione, quindi stiamo calmi, però il problema forte c'è e dobbiamo riconoscerlo, dobbiamo rispetto non solo ai mammiferi, ma se fate un esame di genetica qualunque, dobbiamo dire grazie anche alla drosofila, il topo non esiste patologia umana che non abbia un avatar murino. Allora, ho portato il nonno in ospedale per reclutarlo per i trials di fase 1, o c'è ancora un'esigenza storica di impiegare gli animali nel dovuto rispetto in un certo modo? Questi sono aspetti centrali, i modelli della ricerca sono tanti oggi, certo, e tutti noi ci auguriamo di arrivare prestissimo a non fare neanche più l'uso di cellule, ma di far tutto in silico, ma oggi non è così. E siamo stati noi. C'è anche una caduta, Magnifico, di orgoglio da parte dell'Accademia. Cioè di dire, ma signori, siamo noi che dobbiamo farci carico, come suggeriva Antonio, di un problema e darvi delle opportunità di soluzioni sulle quali decidere. 1959, Russell e Bach, Replacement,
refinement, reduction, le tre R. Le abbiamo dette noi, non le hanno dette gli animalisti coi quali mi invitano a fare dei dibattiti, questi poveri stupidini che liberano gli animali a farmacologia a Milano. Ma li hai ammazzati? Dibattito, voi fate la vivisezione. Dico, ma no, la vivisezione è un delitto. 10 anni di galera, perpetua interdizione dei pubblici uffici, cosa stai dicendo? E chi modera non dice niente. Io che disturbo la spermatogenesi di chi mi ascolta, perché ci metto mezz'ora a spiegare e vado ad annoiare che cos'è sperimentazione, eccetera. Lui subito, emotivamente, voi la vivisezione. E a un certo punto dico, no, così non si può dibattere. Ma lei deve star calmo. Io devo stare calmo. Io non sto calmo. Ma dico, ma tu, disgraziato, ma che cosa fai con le zanzare? Io sto a Pavia, tu hai idea di stare a Pavia. Le zanzare le allontano. Dico, ma con i ratoni che cosa fai? La città non è intelligente, per cui bisogna costruire le città intelligenti, così i rati, e non si può discutere in questi termini. È un'esigenza storica, noi abbiamo ridotto a più del 60% gli animali che impieghiamo e speriamo di non doverne più usare. Però oggi c'è questo aspetto. Inaccettabile che persone che non sanno letteralmente di che cosa stanno parlando, pagate coi soldi delle mie tasse, perché sono passate dal Parlamento, lasciamo perdere. I livelli di informazione chiariscono e le persone, capendo, si orientano diversamente. Questo è un punto fondamentale. Risolvere alcuni problemini non da poco. Alcuni animali io li vedo portare in giro col passeggino al mattino a Pavia, sui ciottoli, c'è una signora che non solo commette l'operazione più stupida del mondo di dar da mangiare ai piccioni. In tutte le maniere ho tentato, con l'amministrazione rossa, con l'amministrazione Berlusca, con l'amministrazione leghista, non uno che mi abbia dato retta. Tutti per il timore di quei due voti di ambientalisti, dico, ma avete presente il danno degli edifici, ma soprattutto la salute? Cioè, i piccioni sono terribili, lasciamo perdere. Dico, ma e questi? Alcuni li mangi, altri li odi, ma altri i coccoli. Questa signora porta in un carrozzino il cagnolino per strada. Cioè, quindi forse c'è qualche problemino da risolvere. Questi sono gli aspetti incredibili. Abbiamo tutti gli avatar murini, impieghiamoli e parliamo. Questa è una regione tanto di cappello, chapeau. Qui se non fai la vaccinazione non vai all'asilo. Io sto in una regione, modesta a parte, da scienziato, in cui il presidente della regione, il leghista Maroni, intervistato, dice: ah, c'è libera scelta, se uno vuole vaccinare bene, se non vuole vaccinare non lo vaccina e porta il bambino all'asilo. No, Ciccio, ferma, ascolta, chiedi, perché in altri luoghi, prima di parlare, c'è il consigliere scientifico che ti dice due cose. La vaccinazione non è un optional. La vaccinazione è un obbligo perché se tu non la fai io rischio. Quindi è un'attività egotica, molto egotica, ma altruistica. Quindi all'asilo, fai piacere, io sono chiaramente in andropausa e vedo però in sala qualcun altro. Io mi ricordo in classe un compagno poliomelitico. Forse qui i ragazzi non hanno idea. La vaccinazione è un obbligo, guardate queste percentuali, ma soprattutto l'idea che induca autismo è basata su un falso. Questi signori sono stati radiati e dopodiché è stato chiarito che questo lavoro è un falso. A De Niro è stato spiegato, perché stava per fare la dichiarazione al Film Festival, e qui però qualche magistrato andrebbe informato. Ci sono magistrati che fanno la sentenza, che dicono che sì, ci sono, la famiglia ha diritto a non vaccinare. Beatrice Lorenzin, mettici una pezza, cioè chiedi che se un medico o un magistrato dice una cosa del genere, non va bene e deve essere in qualche modo riportato. E qui veniamo a quanto ci dicevano già il Magnifico e Antonio. Quello che è oggi genoma non riguarda più solo biologi, medici, qualche fisico, qualche chimico, riguarda tutti, in primis i giusperiti, i legulei,
posso, sì, leggo lei. Cioè, questi signori, perché loro fanno la sentenza senza magari che ci sia stato modo di metabolizzare questi discorsi. La devono fare. E però su che base? Riguarda poi, non parliamo della filosofia. So, ci sono filosofi, stati presentati. Ho fatto con il collega Linceo Carlo Sini una quantità di sabati dalla mezzogiorno alla mezzanotte a parlare di questi temi. Noi oggi abbiamo bisogno di tanti filosofi, perché i filosofi hanno gli strumenti concettuali per aiutarci a non essere il tecnico che schiaccia il bottone rosso e il bottone bianco, che aiuti a capire queste cose. Venerdì scorso, faccio un inciso, non contatemelo nel tempo concesso, ai Lincei, in classe mia, ognuno chiede di discutere di alcune iniziative che poi, se sono approvate, io dico, vabbè, in classe mia questa va liscia, chissà poi con le classi morali, e dico, ragazzi, forse è il momento, ragazzi del 99, cioè, sono forse il più giovane, vabbè, ho l'età di Jep Gambardella, più uno, ok. Dico, ma non è ora di togliere, visto che continuiamo, vota sì, vota no, la Costituzione, di togliere dall'articolo 3 la parola razza? Perché non esistono le razze. È una delle grandi acquisizioni di quei momenti della seconda rivoluzione, le omiche, quando Dulbecco ebbe la grande idea di dare il via al sequenziamento del genoma umano. Tutti noi troveremo i geni che fanno l'uomo. Sempre bella la scienza, che idea naif. Abbiamo trovato che ci sono sempre quei 20.000 geni dal lievito all'uomo, e però, insomma, delle cose interessanti. Il campione di scimpanzé mescolato ai 6 campioni umani non è stato riconosciuto. Fine 2001, sappiamo, non esistono le razze. Dico, ma si tratta di fare una proposizione come accademia, togliamo termine. I miei colleghi nella mia classe hanno ragionato, cioè il valore assoluto era quello, ma hanno cambiato il segno algebrico. Dice, no, Redi, dai, se togliamo razza, proprio oggi che ci sono questi rigurgiti di razzismo, non. E dico, no, io insisto, a Roma, vabbè. Si alza l'altro e dice, ma allora anche la parola sesso, perché già alcuni paesi scandinavi hanno tolto la parola sesso, perché tu puoi essere anche di un sesso indefinito o non. E dico, va bene, ne parliamo alla prossima riunione, perché forse, però insomma sono tutte le discipline, anche l'antropologia, tutte, non esistono le razze, emerge chiaramente, ci sono molte etnie, ma il genoma è sempre quello, non ci sono santi. Di più, nel nostro genoma, cerchiamo anche di stare attenti, noi abbiamo fatto sesso col Neanderthal. Il Neanderthal era un macione di una biomassa incredibile, io potrei essere il tipo Sapiens, però noi abbiamo fatto sesso col Neanderthal e poi l'abbiamo fatto fuori. Li abbiamo ammazzati noi, perché, bellissimo questo da raccontare, perché noi abbiamo un ossicino che è l'osso ioide, poi arrivo a Chris Casa, ma devo fare la parte. Va bene. Se mi date il microfono poi... È dura togliermelo, però ho detto ad Antonio di farmi un cenno. E abbiamo un osso piccolino ioide che permette di pronunciare le vocali. Provate a parlare, mi viene benissimo, senza le vocali. Non potete comunicare, non c'è cultura, non c'è opportunità nel piccolo gruppo di generosità, di strategie, di reciprocità, di aiuto. È in quel modo, poi all'interno del gruppo, il Sapiens... no, questa è mia, quella è tua. All'interno del gruppo c'è, certo, ma le strategie vincenti sono le strategie di generosità, di reciprocità. Il gruppo che si difende, fantastico. Io ho tentato anche in alcune lezioni in carcere con i ristretti, sono i condannati per reati legati alla mafia. E ho cercato di spiegare in situazioni veramente drammatiche, ragazzi di 28 anni con davanti delle condanne 25-30 anni,
di dire: diavolo, ma guardate, loro mostrando un interesse incredibile su cioè, dobbiamo parlare anche a chi, cittadino comune magnifico, non ha l'opportunità di venire qui questa sera, è importante anche andare in queste, cercando di far capire loro che la cultura del pizzino, il non avere cultura, ti fa fuori, ti frega. Il tuo DNA però non è il tuo destino. Cioè, attenzione a non scivolare nell'errore opposto, cioè nel riduzionismo genetico. C'è il gene per cui sei bello, intelligente, stupido, omosessuale, voti a destra, voti a sinistra. Ci sono anche lavori di questo tipo. No, è sbagliato. Tu sei frutto, sì, del DNA che ti è arrivato in sorte, ma della sua interazione con l'ambiente, con la scuola, con le istituzioni, con la famiglia, con... ecco quello che sei. Le differenze non ci sono se tu guardi il tuo genoma, non sono rintracciabili. La cultura, l'abbiamo bruciato, ma Giordano Bruno c'era già arrivato quando parla del ritratto di Elena, non vede a pelle l'effetto dell'operazione. Genotipo e fenotipo, non parliamo di Borges, fantastico, nella biblioteca di Babele ha già detto tutto, il numero infinito e indefinito di quei volumi, fantastico, questa è la metafora. Lì c'è il dramma dell'Inter che non ce la fa proprio, c'è il problema della cittadinanza scientifica, c'è tutto questo, però A, B, C, D, E, sempre quelle lettere usiamo per scrivere, questo è importantissimo. OGM è uno dei casi classici. Caspita, c'era già arrivato Goethe. Cioè, Goethe, primo viaggio, perché il secondo lasciamolo perdere. Si ferma a Venezia, torna a casa dicendone di tutti i colori. Ma il primo viaggio lui già mette in campo quando è a Napoli e viene ritratto in quel famoso dipinto e parla della pianta originale, sarà la più straordinaria creazione del mondo. Cioè, la cultura più ampia già dice, le arti corrono, loro in 500, noi in Ferrari, le arti con i razzi vanno ben oltre, arrivano subito. E qui c'è il grande scontro Goethe-Kant e la cicata Kant. Vince Goethe perché Kant, inorridito certamente dalle possibilità oggi di sintetizzare il vivente, cioè dall'uno capire i dettagli e dai dettagli capire l'uno. Questi signori hanno preso il Nobel per la chimica, perché poi i biologi in genere arrafano sia il Nobel per la fisiologia o medicina, sia il Nobel per la chimica. E questi signori sono quelli che ci hanno dato questi strumenti, i tools, per fare queste operazioni, per fare il DNA artificiale, cioè per inserire nell'ambito delle lettere fondamentali adenina, timina, citosina, guanina, delle altre lettere per permettere di sintetizzare dei viventi. Questa è un'opportunità incredibile, cioè anziché avere a disposizione 20 mattoncini di aminoacidi codificati in un certo modo dalla sequenza di DNA, riusciamo a farne 172. Capite che possiamo sintetizzare del vivente e quindi possiamo rispondere alle esigenze che vengono create dal nuovo modo di vivere, dall'antropocene. Noi viviamo nell'antropocene e qui c'è un'esigenza fondamentale. Il pianeta l'abbiamo distrutto, non è che stiamo distruggendo il pianeta, distrutto. Pensiamo poi con l'elezione di Trump, ha già detto che si andrà di carbone alla grande, c'è neanche petrolio. Quindi il pianeta è distrutto, abbiamo esigenze per i 7 miliardi che entro 5-6 anni abiteranno sul pianeta, abbiamo bisogno di ricreare gli ambienti e questa è un'opportunità. And man made life. Ma no! E le gulei e i giornalisti sono dei testimoni speciali della società civile, non sono il cittadino comune, perché loro fanno le sentenze, le norme e loro divulgano. Allora noi siamo
intorno ai 18 anni che a Pavia facciamo dei corsi per il Consiglio Superiore della Magistratura, che manda nella formazione permanente giudici, ai quali non parliamo, gli mettiamo il camice bianco, li facciamo venire in laboratorio a vedere, per parlare. E i giornalisti vengono, si mettono lì, parliamo loro, gli facciamo fare gli esperimenti. Quando scrivono è la fine. Perché poi non sono io, già mi immagino, è il redattore capo che cambia il titolo. Questo è un titolo sbagliato, perché sicuramente in Vaticano saltano per aria, anche se c'è questo Papa che, insomma, mi pare proprio che vada bene. Ha delle... And man made life. No, la vita è 3,7 miliardi di anni che c'è sul pianeta, fine. E va avanti, noi non la facciamo, la sintetizziamo. Questo signore è l'esempio vivente del sintetizzarlo. Questo signore prende Mycoplasma genitalium dalle vie genitali femminili, toglie dei geni, ne ha 512, ne toglie un po', e inserisce un costrutto che lui ha sintetizzato, un costrutto di DNA che fa sì che quel Mycoplasma genitalium, che non si chiama più Mycoplasma genitalium, ma lui lo ha chiamato Cynthia, sia capace di digerire e di metabolizzare la plastica. Golfo del Messico, marea nera, miliardi spesi di qui e di là, Cynthia finisce di pulire. È certo che ci sono dei rischi, è evidente, ma io direi guardiamo il bicchiere mezzo pieno e facciamo lavorare i legulei, che facciano delle norme. Chi impiega, chi finisce in galera, non ci sono altri santi. La biologia sintetica è qui, le opportunità sono limitate solo dalla limitazione della fantasia dei ricercatori o dalle richieste della società. Ormai ci sono applicazioni sterminate, si tratta di capirle e di decidere laddove vanno bene. La produzione di energia, pannelli solari, ma guardate che pannelli solari sono una cosa fantastica, ma non sono esenti da problemi. Nel giro di 3-4 anni l'energia di questi edifici sarà prodotta dalla vernice che impiegheremo per dipingere l'edificio. Questo è già provato. Il carburante, Trump vai di carbone, va bene. In realtà ormai è tutto ottenuto da alghe ingegnerizzate in modo tale che il loro ciclo riproduttivo non sia quello del settimana, mese per riprodursi, ma ore. Il Cile ha fatto delle cose stratosferiche, tutta l'archeologia industriale del Salnitro ha riconvertito tutto a queste attività biotecnologiche. Pensate al salmone, ha fatto fuori Canada, Norvegia e Stati Uniti in un baleno. Fa salmoni tetraploidi, sterili, che crescono il triplo degli altri in metà tempo e dandogli da mangiare del mais, delle antocianine, hanno un valore incredibile perché il prezzo è stabilito in base a quanto c'è di rosso e di riflettanza. Piccolo esempio, ma ce ne sono molti altri. La capacità di divinare i Nobel. Modestia a parte, ne ho già azzeccati 5. Questo è troppo facile azzeccarlo. Ed è quello che daranno a CRISPR-Cas9, di cui ora parliamo. Voi direte, ma questa era l'introduzione, ci ha detto. So andare anche a passo starace. Posso finire anche in un... Sì, quando sei alle mostre, che inizi proprio l'MLM, poi lo finisci quasi di corsa. Queste due, riconoscete Cameron Diaz e riconoscete un signore attepato che non c'entra niente. Queste due signore invece, Jennifer Doudna e Emmanuel Charpentier, avranno il Nobel. Appena l'Accademia si sarà ripresa dall'offesa del Bob Dylan, che dice sì lo prendo ma non vengo. Ma che maniera? Cioè, se lo prendi vai, e se no, se non vai non lo prendi. Però vabbè, le persone che ami poi ti... Each man killed the loves. Potrei anche cantare. Che cosa hanno fatto queste due meravigliose biologhe? Gli esempi potrebbero essere molti. Vedete alle spalle di questa magnifica biologa quello schema.
Ecco, quello è lo schema di CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9 è gli acronimi. In inglese è Clustered Interspersed Repeated Interspaced Palindromic Sequence, eccetera, eccetera, eccetera. Sono delle sequenze di DNA ripetute, palindromiche, cioè tipo se dico Anna, Anna lo potete leggere di qui e di lì, con degli spaziatori in mezzo. Queste sequenze sono associate sempre a un'altra porzione di DNA che esprime degli enzimi, esprime delle proteine che sono un taglia e cuci, delle forbici, sono nucleasi, endonucleasi, sono proteine di quel tipo. Quello che c'è dietro è lo schema di questa. Allora, in termini molto semplici, vi faccio vedere, così poi possiamo discutere di cosa si tratta. Beh, lì vedete la doppia elica di DNA, ed è quella azzurra, e vedete che a un certo punto si apre, si srotola. All'interno si inserisce quel filamento rosso, lo vedete in questa maniera, che è un filamento di un altro acido nucleico, che è l'RNA. Il DNA, per esprimersi, si trascrive in RNA e l'RNA è capace di essere tradotto in proteine. D'accordo? Quando si apre quel DNA viene riconosciuto da una sequenza complementare dell'RNA, questa sequenza rossa, alla quale è attaccato quella nuvola azzurra che vedete tutto intorno. Quindi capite subito che si può impiegare quel rosso come guida per trascinare la nuvola azzurra dentro a un genoma e fargli riconoscere la sequenza che desideriamo del DNA. A quel punto la nuvola azzurra, quella proteina, fa il suo lavoro, taglia. Quindi è possibile in un punto preciso della bozza riconoscere delle parole, tagliarle e quindi a quel punto eliminarle, modificarle, sostituirle, fare quello che si chiama la correzione di Boff. Così si fa di fatto un editing del genoma. Ora, che cos'è questo CAS che attacchiamo a CRISP? Sono le CRISP Associated, è l'acronimo, protein. Poi ci sono dei numeri, ad esempio la più famosa è CRISP-Cas9, perché ci sono molte famiglie di queste CAS. Perché tutto ciò? Ma perché è la bellezza della semplicità, poi, fantastico. Quello che di cui dibattiamo oggi, CRISPR-Cas9, viene da lontano e viene dal fatto di aver capito che i batteri, quando vengono aggrediti dai virus o da dei plasmidi, hanno anche loro una capacità di una reazione di tipo immunitario adattativo, come quando ci facciamo l'iniezione del vaccino per l'influenza. Cioè a dire, quando un fago aggredisce un batterio, il batterio reagisce copiando, ricordando qual è la sequenza del genoma di quel fago e storicamente, evolutivamente, la include nel suo sistema e sono quelle CRISP sequenze, clustered, interspersed, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui quando arriva un fago oggi nelle Escherichia coli, il DNA del fago è riconosciuto e Escherichia coli produce CAS che taglia tutto il DNA del fago e lo fa fuori. Ci sono diverse immagini che possono aiutare, però la storia si parte veramente da lontano. Si parte dal 1987 quando si individuano queste sequenze e non si capisce assolutamente a cosa servono. Poi bisogna aspettare molti anni dopo, si va al 2000, quando si chiamano in un altro modo, ma sono proprio quelle sequenze. Poi saltano fuori nel proseguio di queste indagini altri sistemi per fare editing del genoma.
Quindi è lenta l'acquisizione di questi dati, ma si arriva poi intorno al 2002-2005, quando effettivamente abbiamo incominciato a capire. Vedete qui Jennifer Doudna, perché lei e Emmanuel Charpentier sono quelle che, ci sono molti gruppi di mezzo, ci sono dei gruppi spagnoli molto bravi del professor Mojica, ci sono dei gruppi olandesi, Koenig, ci sono dei gruppi americani, Jenin, cioè molti hanno dato contributi. Però perché quelle due, a mio giudizio, beccheranno il Nobel? Perché sono loro due che sono in grado di studiare uno degli esempi più semplici di quella famiglia di proteine Cas, la Cas9, e sono capaci di modificare il sistema in modo tale che quel filamento rosso RNA che faceva da guida, che portava sul pezzo di DNA che vogliamo tagliare ed eliminare eventualmente, in un unico filamento, Jenin darà dei contributi fondamentali. Qual è il problema? È che intervengono loro. Scusa Tonio, ma ti devo di necessità impiegare come... Le ruote della Ferrari. Sì, perché interviene, lo vedete, questo signore Feng Zhang, che conosco, mi sono permesso di dire sì, il cinesino, mamma mia, mi hanno ripreso, ma era detto con affetto, non con... non si può dire... vabbè, dico, lo conosco. Vabbè, Feng Zhang, perché... Ma perché Feng Zhang è il primo a chiedere il brevetto e gli viene concesso. Ergo è partita una battaglia miliardaria in dollari tra i diversi gruppi per dire no, la patente, il brevetto è mio. Capite bene che qui vuol dire si spendere miliardi, siamo al miliardo di spese legali. Eravamo a 900 passa milioni, l'ultimo numero di Science e di Nature, siamo al miliardo. Però attenzione, capite che chi vince i miliardi è zio Paperone, diventano trilioni, perché questa tecnica può fare correzione di bozze in tutto quello che desiderate, procarioti, batteri, animali, pensate negli animali, l'implemento della produzione animale, le cellule germinali, spermatozoi, oociti, pensate nei vegetali, può essere impiegata in... E questo cinesino, questo Feng Zhang, dice no, sono io il primo ad averlo fatto. E così si va avanti, e vedete i dibattiti, le conferenze che ci sono state. David Baltimore, che, perdona Antonio, io non sono d'accordo sulle moratorie, io credo che sia stato un errore stratosferico quello che è emerso dalla conferenza di Asilomar, cioè quello di dire ai biologi, è solo parziale la moratoria, poi la sì, ricerca... sì, in questo caso sì, però ecco, le moratorie io credo che non funzionino. Non funzionino perché il pubblico poi in genere aderisce, ma ci sono gruppi privati che non hanno un obbligo di questo tipo e quindi vanno avanti. E questo Asilomar, il prodotto secondo me più deleterio che ha provocato, è stato poi il dibattito sugli OGM. Il dibattito sugli OGM è un dibattito falsato, totalmente falsato. Quindi moratorie, ci sono grandi filosofi che appoggiano questa visione, ci sono fior di libri scritti da questi grandi filosofi, Habermas in primis, io avrei diritto a delle royalty sul suo libro, tanto ne ho parlato male, la genetica liberale. Ma dico, ma la genetica liberale, io non so, sicuramente ci sono biologi, medici, voi non sapete neanche voi cos'è. Genetica classica, mendeliana, molecolare, ambientale, ma la genetica liberale, chiudete quei laboratori di quei fuori di testa, perché mettono a repentaglio, è il messaggio finale, perché mettono a repentaglio ciò che non è disponibile, il genoma umano, la natura umana. Il problema è che lui è molto amico di Schönborn, che è il cardinale di Vienna, il quale è molto molto amico di Papa Ratzinger. Ora con insomma, stiamo a vedere.
non è accettabile. Non è accettabile perché si finisce nel pasticcio chi ha impiega e il pubblico viene frenato. La tecnica la vedete qui forse in un sistema più semplice da ricordare. C'è la doppia elica di DNA, c'è il filamento guida, questo filamento rosso. Va all'interno, riconosce quella sequenza e la grande proteina, in questo caso Cas9, taglia. Ci sono molti dettagli, è stato fatto una dissezione molecolare di questi sistemi. Esistono ormai, pensate alla velocità di questa Ferrari rispetto a questa 500, ormai esistono librerie di migliaia di filamenti guida. Cioè abbiamo già a disposizione una libreria per migliaia di siti da andare a editare, in uomo, in topo, nei vegetali, negli animali, nei procarioti. Quindi è necessario darsi una mossa, è necessario avere queste attività UCB, è necessario dialogare. Qui lo vedete, il sistema è un sistema di immunità adattativa, quindi ogni volta che c'è l'infezione viene catturato il DNA del virus e viene aperto e viene riconosciuto dai ricordi delle infezioni precedenti. Sono quelle piccole sequenze che vedete con scritto PAM. E vedete che c'è un N che sta per un nucleotide qualunque, può essere, ma sempre due guanidine vicino. Ora, questo è lo spaziatore, quel piccolo interspersed nel acronimo CRISP. È quel piccolo frammento di DNA che non viene mai tagliato, ma che è necessario perché venga riconosciuto il pezzo di DNA che viene tagliato, cioè è il pezzo del ricordo di infezioni precedenti nell'ambito di questo, in questo caso Escherichia coli. Quindi qui ce ne sono molte. Se avete piacere, ho visto che c'è difficoltà magari, se avete piacere delle immagini, io sono per la condivisione. Antonio può... Sì, lo possiamo mettere sul sito del... Tranquillamente. La guida, il riconoscimento, sono tutte aspetti che potete trovare in letteratura, perché questo è un aspetto centrale. Ancora più in dettaglio lo potete vedere qui, perché c'è stato poi Jonin, Koenig e altri scienziati che hanno pensato bene di modificare e di chiedere brevetti i filamenti guida, perché capite che l'efficacia, la precisione del sistema deve essere totale. Deve essere totale. E hanno modificato molto i filamenti guida, cioè quelli che da prima vengono trascritti quando c'è l'infezione del virus e poi vengono attaccati alla parte remnant che viene trascritta. Ecco, questi due signori ne hanno fatto un filamento unico, per cui l'efficienza del riconoscimento è veramente alta. Senza creare facili illusioni, siamo ancora però molto lontani da una precisione 100 su 100, che è necessaria. Perché non è ancora usata sull'uomo? Due settimane fa c'è stato il permesso in Cina di andare a editare una sequenza che è quella del gene PD1, che è quello implicato in una delle forme di tumori del polmone più terribili, quella piccole cellule, su 6 pazienti. È stato trattato un paziente, per ora sta andando liscia. Però siamo a primo trial su uomo, 6 pazienti arruolati, un paziente trattato 2 settimane fa. Perché? Ma perché il sistema non è ancora efficiente 100 su 100. Cioè a dire, quando io infetto le cellule con il sistema sintetico CRISPR-Cas 9, 1, 34, quando entra, sbaglia anche. Non colpisce solo la sequenza che sto cercando di correggere, ma si lega anche in altri siti e li edita. Può essere che sia in un pezzo di DNA che poi non dà fastidio, ma può anche essere che sia in un pezzo di DNA
che dà un fastidio devastante. Su topo è stato fatto tantissimo, su cellule umane è stato fatto molto, su pazienti solo l'Accademia cinese ha arruolato in questo ospedale di una città in Cina questi 6 pazienti 2 settimane fa, il primo trattato. Queste ve le lascio. Come lavora? Ci sono dei poster, ne potete trovare tantissimi. Ci sono interi fascicoli di riviste dedicate, e questo è l'articolo che metteva in evidenza il ruolo di quelle piccole sequenze PAM, che sono proto-spacer adjacent motifs. Il gene editing è bella questa immagine come metafora. Potete usare di tutto per infettare con il sistema CRISPR-Cas. Il più impiegato è sicuramente il sistema dei lentivirus, ma ora si usano molto anche le nanoparticelle, perché la tecnologia convergente oggi permette di avere ingegneri, di avere fisici e chimici che producono queste nanoparticelle che possono essere somministrate. Si va dalla pistola a DNA a 1000 altri ingegni, e quindi applicazioni in immunologia, in neuroscienze, sui tumori. Negli animali da allevamento moltissimo è stato fatto, l'umanizzazione dei maialini è molto avanti, questo è importantissimo. L'animale più consono alla biomassa dell'uomo è il maiale. Se umanizzo in modo tale da avere un cuore che non risponda al sistema immunitario del trapiantato, evito graft versus host, immunosoppressione. Secondo me andrebbe visto il bicchiere mezzo pieno, laddove giustamente la riflessione del bioeticista dice: ma ragazzi, ma cosa stiamo facendo? Ci sono dei divieti già in atto, è fatto divieto in ogni paese del pianeta Terra di umanizzare il sistema nervoso centrale. Ergo, quando viene scritto ha un'aria così dolce, eccetera, e poi magari è capace di un articolo. Ecco, la scimmia che diventa uomo, il pianeta delle scimmie. Ma no, è un delitto, si va in prigione. Chi è che lo fa? Non si fa. Queste sono cose importanti. Il gene drive è legato proprio al discorso dell'enhancement. E qui però incominciamo a dirci, allora, Pistorius, prima della tragedia, gli abbiamo detto che poteva correre alle Olimpiadi. E l'enhancement, ragazzi, all'epoca mia era il caffè a mezzanotte per star sveglio a studiare, per fregare gli altri e andare più velocemente, se no perdevo il collegio. L'enhancement oggi si fa anche in 1000 altri modi. Il doping genetico è quello di cui dobbiamo parlare. Certamente, perché tu hai una chance in più. Però queste sono cose che già sono alla portata di mano, quindi dobbiamo parlare non tanto del robot, è già una discussione vecchia, dobbiamo parlare del cyborg, dobbiamo parlare dell'avatar. Avete visto oggi sui giornali Ishino che viene in Italia a presentare il suo androide. Ci sono già, è di questo che dobbiamo parlare, perché sennò non ne usciremo mai. Le applicazioni sono sterminate, non sto a perdere altro tempo, penso che sia chiaro, potrei farvi l'elenco, ma non ha senso. Questa è la signorina biologa che ricordavi, al Crick Institute in London, perché quella è una democrazia cognitiva, è una democrazia seria e investe in cultura. E in fianco a casa mia a Pavia abita il ex ministro Tremonti, quindi posso citarlo, e Giulio ha detto, quando era ministro, con la cultura non si mangia, fatevi un panino con i Promessi Sposi. Momento di riflessione. Con la cultura si mangia molto anche. Nel millennio delle scienze della vita bisognerebbe investire nelle... Cioè la mia generazione è stata capace di lasciare le macerie ai ventenni e ai ragazzi. Il declino del paese lo fermi investendo
in cultura e in ricerca. Lo dice anche la Costituzione che stiamo cercando di smanacciare. Lei ha avuto il permesso di toccare quei famosi embrioni donati alla ricerca e con il divieto da parte della Human Embryology and Fertility Authority di andare oltre la settimana. Io ho tentato di scrivere due righe su il Corriere della Sera e il Corrierone mi dice sì sì, e però quel titolo l'avete fatto voi, non l'ho fatto io, eh. Umanità geneticamente modificata, ma come, ti sto spiegando che non devi far partire il trip della fantascienza che si fanno cose, non so che cosa, eccetera, che si possono fare delle cose importanti, buone, utili. E il vero problema è stato accennato dal Magnifico e da Antonio, è l'ineguaglianza, l'eguaglianza e l'ineguaglianza. Cioè non è che tu puoi, perché hai la carta di credito sì e quell'altro no, cioè deve essere universale, perché quello è il problema, questo dobbiamo discutere. Le cose che riteniamo fattibili, beh, dobbiamo renderle accessibili a tutti in un sistema universalistico, perché se no sì, non quadra, e c'è quello che accede a queste tecniche e chi non. Noi a Pavia abbiamo fatto questo, l'unica volta che mi è riuscito di avere la mia foto su Nature, cioè in genere uno venderebbe la mamma ai beduini, mi è andata liscia, io e Santo Suosso, in uno di questi corsi Biotechnology at the Bar, c'è il centro, se avete piacere, ve ne ho parlato già, European Center for Law Science and New Technologies, mi corre l'obbligo di dirvi che io avrei un'altra presentazione lunga come questa. Però capisco che un euro un ciupito, l'ipoglicemia, l'aperitivo che vi attende è troppo. Però allora ci terrei a sottolineare che, finito il ciclo delle lezioni, io ne ho un'altra e posso tornare. Cioè questo, perché ho tutto l'Angiolina da discutere, l'Angiolina Jolie, ho un sacco di cose ancora da discutere, però ho pensato di fermarmi qui e di sentire se c'era qualcuno. Benissimo. Ecco, il punto è, lo vedete, di tornare nelle caverne. Perché il punto è lì, se queste cose che noi stabiliamo e facciamo lavorare loro, che dicano quali sono le norme, non le rendiamo accessibili a tutti, scattano le ineguaglianze. Con i filosofi abbiamo fatto, con Carlo Sini, abbiamo fatto tante riflessioni aperte al pubblico. A Book City, domenica, io ho parlato di alcune cose con 42 persone, sabato sera lui ha parlato di altre cose con le aule invase che non si riusciva ad avvicinarsi, perché i filosofi dragano moltissimo rispetto. Però ecco, il problema è di finire di tornare nelle caverne dovuto all'ineguaglianza. Pubblicità, progresso, il biologo furioso è stato già ricordato, la guida scientifica di Pavia. No, perché adesso stiamo calmi. Esiste una guida scientifica di Barcellona. Se andate a Barcellona vi suggerisco di comprarla, è scritta da Mercè Piqueras, la guida scientifica di Barcellona. Io parlo fluentemente in itagnol, mi lancio, nel 2006 ho fatto anche, ricordava il Magnifico, sono stato in giro, ho fatto la prolusione per il centenario del Nobel di Golgi, che è pavese, e Ramon y Cajal. Ho iniziato subito e sto muy embarazado. C'è stata una risata stratosferica, però poi mi lascio andare e io incapo in queste. Finita la commissione d'Ulbecco sulle cellule staminali, in cui ero il più giovane sul serio, allora mi toccavano tutte le parti tecniche, il ministero tedesco, perché Italia, Austria, Germania e Irlanda hanno lo stesso problema con l'embrione, mi invita, ed ero uno dei 9 che dovevano decidere i progetti sulle staminali somatiche dei colleghi tedeschi. Allora siamo in questo posto bellissimo, arriva il funzionario, dice: arriva la signora ministro, mi raccomando presentatevi, dite una parola ma veloci e poi una domanda. Tocca all'australiano che avevo in fianco, va bene, noiosissimo, tocca a me e dico: ma che meraviglia, ma come sono eccitato, ma la mia formazione è tutta crucca.
Sono stato un anno e mezzo a Lubecca, la città di Thomas Mann. Sono stato a Düsseldorf, Heiligenhain, all'Abteilung für Lüftigeni e mi lancio in una... E poi dico, adesso li lascio di sasso. Nei progetti, 64 progetti presentati, quello che costava meno, 18 milioni di euro. Di Oliver, un amico di Oliver, quello che ha fatto le cellule staminali per il Parkinson, perché il Parkinson è trattabile se si decide. Vabbè. Allora dico, ma signora Ministro, è qui, non c'è il cut-off. Ci sono 64 progetti, quello che costa meno è 18 milioni. Dove tagliamo? Quali facciamo? Herr Professor, ma tutti quelli che mi dite validi li finanzio. Domanda, perché poi i professori fanno anche le domande. Perché il Redi fa quella figura di shit? Shit non è il foglio e non è la nave. Quell'anno in Italia il finanziamento nazionale per le staminali somatiche, il biglietto della lotteria di Capodanno, 5 milioni. Credo che chiunque avrebbe fatto quella figuraccia, questo è poco ma sicuro. Le staminali non hanno avuto un gran successo, perché chi è che compra un libro che ha una copertina così scura, orrenda? No, veramente, non è andata liscia. Però altri sì. Grazie. Allora, se mi applaudite in questo modo torno. No, ormai anche perché promesso. No, c'è eccitazione. In genere non fa così, si muove lentamente in genere. Ormai hai promesso che torni per l'altra parte della relazione. No, io veramente non potevamo cominciare nel modo migliore questa esperienza del centro di bioetica, però abbiamo qui la presenza di Carlo che ancora può trattenersi un po', lui veramente ci ha portato in una serie di questioni complesse ma spiegate con grande semplicità e con grande energia, e credo che se qualcuno ha voglia di fare delle domande o delle porre delle questioni alle cose che ha sentito, anche dei chiarimenti, credo che non c'è migliore modo e momento di questo per farlo, insomma, ecco. Io ringrazio dell'opportunità, se avete piacere sono qui, se c'è latenza, perché in genere a volte è facilissimo, perché oggi siamo tutti nudi di fronte alla rete. Il mio babbo era monarchico, Carlo Alberto, minuscolo, sì, mia mamma era pallina, tu immagina, e il papa era Eugenio Pacelli, per cui mi sono beccato Carlo Alberto e Eugenio, altro che la genetica. Carlo Alberto minuscolo, punto, Redi, chiocciola, e poi il classico unipv.it, per cui chi ha piacere o ha domande o desidera materiali, le immagini le lascio ad Antonio, se qualcuno ha piacere. Grazie. Io provo io a chiedere una cosa a Carlo sulla moratoria che è stata, diciamo, così spontaneamente, che in realtà, dicevo, è una moratoria parziale, sì, perché in sostanza riguarderebbe solo l'uso della tecnica in grado di incidere sulla linea germinale, sì, quindi sulla evitare il rischio della trasmissione genetica delle caratteristiche modificate attraverso CRISPR, e l'impegno a non utilizzare gli embrioni su cui, dove è possibile utilizzare embrioni, in Italia non credo sia possibile nemmeno questo in base alla legge 40, a non utilizzarli per la gravidanza, proprio per evitare questo
perché c'è questo rischio, no, di poter incidere anche sul patrimonio genetico delle generazioni future. Certo. E noi abbiamo una normativa internazionale, questa volta non italiana, che è dell'UNESCO, che tra i diritti fondamentali dell'umanità riconosce proprio quello ad un patrimonio genetico non modificato. No, questo è centrale e alludeva al fatto di questo grande scienziato, David Baltimore, che per mettere un po' tutti d'accordo, per tranquillizzare le acque, per aspettare di vedere un attimo il bisticcio tra Feng Zhang e le due Charpentier e Dudna, dice vabbè, in questo incontro decidiamo però almeno per tranquillizzare il comitato di bioetica presidenziale del Presidente degli Stati Uniti. Non dimentichiamoci che al di là degli organismi istituzionali, negli States il Presidente ha un suo comitato. Questo è molto importante perché gli permette di rivolgersi in un certo modo. E dice, la linea germinale facciamo in modo che nessuno la tocchi in termini di trasmissibilità, perché può essere a quel punto che le generazioni future ricevono quella modificazione. È necessario andare coi piedi di piombo, ma su questo la comunità scientifica è certamente d'accordo. È vero che il leader oggi, e cioè la Cina è oggi il leader in ambito scienze della vita, non solo in quello, perché ha una capacità di strumentazione e di sequenziamento e di high throughput techniques che non ha nessun altro. Gli States, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, la battaglia era tra un'Europa fortissima e gli States. Poi sono stati gli Stati Uniti d'America, poi la battaglia è stata tra gli Stati Uniti d'America e il Giappone. Oggi non c'è più battaglia tra le varie sponde degli Atlantico o Pacifico, è la Cina. E la Cina in effetti ha delle regole che per noi, diciamo, sono più lasse. Però anche lì, sì, sono stati toccati degli embrioni, ma non nel senso di trasmissione. Il vero problema sarà quando Apple, Facebook, Twitter, queste grandi compagnie che hanno già rivoluzionato il loro core business, non sono più questi strumenti. È la medicina di precisione nel senso di avere in mano i dati, i nostri dati personali. Il povero Obama ci ha messo 254 milioni, Apple ha già messo quasi 1 miliardo. Zuckerberg con Facebook ha già messo 800 milioni. Quindi siamo già andati oltre. E quindi l'opportunità che ciascuno di noi abbia un trattamento terapeutico basato sulla sua persona, che è una cosa stupenda, in fondazione Umberto Veronesi, che purtroppo ci ha lasciato pochi giorni fa, ma sì, un applauso lo merita. In fondazione, per chi è interessato, andando sul sito, abbiamo già fatto 2 o 3 documenti relativi a questo aspetto. E lì è il vero problema, cioè quella massa di dati che noi involontariamente contribuiamo a queste immense capacità di gestire dati, a chi vanno, di chi sono, come saranno impiegate, sì, troveremo la giusta dose di quel farmaco per quel gruppo etnico o per la mia persona in base al mio genoma. C'è un libro bellissimo scritto da Giuseppe Remuzzi che si è fatto sequenziare il genoma. Cioè ormai è scesa sui $1000 te lo fai sequenziare. Il problema, a me verrebbe da dire, ma a tanti di noi, è per farci cosa oggi? Niente. E però siamo in quell'era, quando questi colossi buttano queste quantità di denaro, la parte pubblica stenta. Stenta, ma è lì proprio che dovremmo dirci, ma come facciamo a spendere 62 milioni di euro tutti i giorni, noi italiani, in armamenti? Noi spendiamo per le missioni, per 62 milioni al giorno, ogni giorno. Ora io non dico, per carità, vuoi mantenere
le forze armate, ma ci sono dei valori non negoziabili, la salute ad esempio, ma com'è possibile che siamo passati dal sistema universalistico alla sostenibilità della spesa? Cioè adesso interviene il Bocconiano a dire col suo algoritmo come, non il medico, no, ci mancherebbe altro. E cioè sono questi i problemi da affrontare. Le moratorie sì, sono importanti, ma la comunità scientifica se le dà queste moratorie, lo sa bene, non può procedere senza il sostegno dei cittadini. E lì è il lavoro da fare, la terza missione, l'UCB, quanto ci ha ricordato, cioè la crescita culturale del paese. Cioè siamo un paese che potrebbe vivere con le bellezze, con la cultura, eccetera. Cioè, sono delle cose da vergogna, no? Però dico, se non investiamo lì, non ne usciamo. Per quello le frasi di quel tipo, con la cultura non si mangia. No, si mangia, bisogna fare queste cose e adottare strategie di reciprocità, la cultura del dono. Ci si parla, io a lezione vedo sti ragazzi, lui la gazzetta sotto il braccio con il pantalone basso che entra, dico ma stai a casa, io la firma la do a tutti, stai a casa, non venire, bottigliette sul tavolo, merendine, ma no, non è l'atrio della stazione centrale, le ragazze alle sessioni, io sono in grado di giudicare l'intimo delle candidate e voi ridete, ma Pavia sui ciottoli con 0 gradi d'inverno, le bottiglie di plastica, i bicchieri di plastica con il tacco 50, la minigonna con, posso? Dottore Del come massima espressione culturale, una tristezza, ma bisogna investire invece in cultura, non è vero che le persone non sono attratte da queste, io sono sicuro che la metà di voi se ci fosse un'altra torna, cioè a sentire di questi problemi, di questi dibattiti, di queste cose, sì magari dandomi meno tempo, dicendomi quando a un certo punto ti portiamo via il microfono, però c'è interesse, perché è la nostra vita, cioè, questo è l'aspetto centrale. Bene, allora io se non vedo domande o altro vi ringrazio per l'attenzione davvero interessata e vi do appuntamento alle prossime iniziative del Centro di Bioetica che saranno numerose e continue.